Se fate un attimo di largo, entra. Eccolo qui, mentre si sta, accogliamo un applauso il nostro Davide. Mentre si prepara un attimo, io volevo continuare i nostri ringraziamenti con delle persone che ci hanno aiutato a ospitare dei gruppi che sono stati con noi tutte e tre le giornate. Voglio ringraziare le Chiavi di San Francesco, che si trova in via Tartaglia qui vicino alla chiesa di San Francesco d'Assisi, che si è, Marisa si è messa a disposizione per accogliere il gruppo di Bucchieri tutte e tre le giornate nei loro bei locali e stanze. E poi volevo anche ringraziare il panificio che si trova in via Poeta Calvino, che sono stati delle, la famiglia, ora mi sfugge il nome, però veramente una famiglia molto gentile, il padre pure, la madre, che si sono messi a disposizione per preparare le pietanze per questa, De Vincenzi forse, vero? Dovrebbe essere, sì. Comunque il panificio di via Poeta Calvino, subito dietro la posta. Grazie ancora. Siamo pronti? Davide? C'è il fuoco, accendiamo il fuoco. Nel frattempo c'è qui la nostra, e io voglio sempre ringraziare gli amici del gruppo di Castellammare del Golfo, qui presente con la rappresentanza di questo corteo storico Rosa d'Inverno, che ogni anno a maggio organizzano veramente questo bellissimo corteo nella loro città di Castellammare, se non ricordo male la terza domenica di maggio, giusto? Ok, quindi l'appuntamento, come l'abbiamo dato l'anno scorso, lo daremo anche quest'anno per il prossimo anno, la terza domenica di maggio, tutti a Castellammare per poter godere di questo meraviglioso corteo di Castellammare del Golfo, che ogni anno anche questo prende piede e diventa sempre più importante. E quindi grazie, ringraziamo con un applauso gli organizzatori e tutti gli ospiti venuti appunto di Castellammare del Golfo. Forte questo applauso, popolo di Trapani. Siamo pronti? Sì, diamo un